Cercate da quando hanno stiamo, registriamo? Oh mio Dio! Vabbè, va bene, 15 clip per dire tre parole. Al quarto posto trovamola. È incredibile, tu fai una cosa, ti senti da dentro, poi però fuori, quando ti risenti, è tutta un'altra cosa. Cioè, questa cosa è assurda, tipo, ma come si fa? Buongiorno, buon lunedì e buon inizio settimana. Come state, panetti de burro? E come va questa lunga estate calda? Oggi vi faccio una top 5 al contrario. Come hai detto? Nel senso, di solito si elencano una serie di cose che ci piacciono, volendo anche una serie di cose che sappiamo fare o una serie di cose che desideriamo. Ma non oggi. Oggi facciamo un bel elenchino di cose che personalmente non so fare. Come sarebbe? Ma che mi piacerebbe tanto imparare a fare. Così, tanto per sondare se sono l'unico caso umano o se c'è qualche anima gemella tra di voi là fuori che comprende il mio disagio nel mondo. Non me ne parlare. Ma cominciamo. Al quinto posto c'è una delle abilità più ricercate da quando hanno inventato lo scaldabagno: cantare sotto la doccia. Che passa se ne va. Schifo! Nonostante mi senta abbastanza Aretha Franklin sotto la doccia, non è detto che io lo sia davvero. Anzi, in realtà non lo sono, per niente. Ma va? Manco sotto la doccia. Saranno le esalazioni dei bagnoschiuma chimici, quelli che ci propinano in TV e che poi noi zombificati andiamo a comprare al supermercato. Coincidenze? Io non credo. Oh mamma. Al quarto posto troviamo un'abilità che noi tutte fanciulle mangiatrici di uomini vorremmo padroneggiare. Se mi chiedessero che superpotere vorrei avere, sceglierei questo: la capacità di sedurre quel ragazzo carino poggiato sul bancone del bar. O chi per lui, intendo. Come solo Jessica Rabbit saprebbe fare. Questa è un'operazione molto complicata che va calibrata al millimetro. Se anche un solo capello dovesse essere fuori posto, è tutto finito. L'avete perso. Oh. You had plenty money 1922. Ovviamente io ho un innato senso del ridicolo. Al terzo posto, un grande handicap dei giorni nostri: l'incapacità di mangiare gli spaghetti. Signore. E vi sto mettendo il cuore in mano dicendovi questo. Ora avete un'arma potentissima per rovinarmi in pubblico. Vi basterà invitarmi a pranzo a casa vostra e cucinarmi degli spaghetti. Mi piace. Non so voi, ma io con la manualità sono un vero caso umano. E questa è la prossima posizione, ne sono la riprova. Ragazzi, la forchetta è uno strumento molto complicato da usare. Al secondo posto abbiamo l'incapacità di tagliare la buccia della frutta. Non può essere. Se
siete obbligati a farlo in pubblico, dite semplicemente che avete un incontrollabile amore per la geometria. Sembrerete svitati, ma meglio che incapaci. E infine c'è l'abilità che più di tutti vorrei avere, quella che mi salverebbe da innumerevoli figure de merda causate dai mattinieri de merda. Ma c'è piano? Che pretendono che tu sia sveglia e pimpante a orari tipo le 11 del mattino. Vorrei avere una voce squillante appena sveglia. Ciao, come stai? Tutto bene, guarda. Ma figurati, ero sveglia da ore. Sì, perfetto. Ci vediamo lì tra 10 minuti. Pronto? Oh no, zio, non stavo a dormire. No, sono raffreddata. Un naso lungo, un palo della luce. Brutto quando te cioccano che stavi a dormire ai 2 del pomeriggio, eh? Troppo tardi, amico. Allora, croccanti al caramello, quante di queste cose sapete fare? Quali altre cose vorreste saper fare? Prima di salutarvi, comunicazione di servizio. Ho raggiunto 5.000 amichetti su Facebook col profilo privato. E sti cazzi? Che purtroppo è la soglia massima di amichetti che posso avere. Quindi, per chi di voi volesse comunque essere mio amichetto... Se ma vuoi scherzare? Ho aperto una pagina da mi piaciare. Così non ci sono limiti di amichetti. La pagina si chiama semplicemente Violetta Rox e sostituisce la vecchia pagina Violetta Makeup Fanpage, che aveva un nome un po' vintage, diciamo. Makeup di che? Vi lascio il link nell'info box. La gestisco io ed è un prolungamento del mio profilo privato. Una proboscide. Amatela, perché ha tanto bisogno d'amore. Io vi saluto, vi do appuntamento la settimana prossima con l'ultimo video dell'estate, quindi non perdetevelo. Come sempre vi amo una cifra. Ciao. Ciao.